Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca con un nuovo episodio di Lady Preview. E quest'oggi di cosa parliamo? Di peluche! Eh sì ragazzi, ci avete chiesto di parlare dei nostri peluche, di questo grandissimo. Guarda che bello, guarda il storione, bello. È bello, sto storione lì ragazzi, c'è, mi rabbia da morire, qui divento, ritorno un bimbetto. Allora, le review, un format che avete già visto cambiare molto nel tempo. Prima facevamo review di prodotti che acquistavamo dalla Cina o di prodotti di altre aziende e quant'altro. Abbiamo cominciato a portare i nostri prodotti, ci siamo un po' fermati con le review, ci avete chiesto di farle sui nostri prodotti per capire cosa portiamo, come lo portiamo, dato che non vendiamo in negozio. Vendiamo solamente online tramite il nostro sito www.itinerarifesca.net. Ho detto vabbè, facciamo le review sui prodotti che ci richiedete, e questo è il nostro orgoglio. Uno dei nostri orgogli è questo, non lo storione di per sé, è solo quello, ma tutti i peluche della linea Gabi. Allora vediamo un pochino cosa vi posso dire. La linea Gabi è una linea polacca di peluche fatti veramente alla grande. Chi li ha visti anche nelle fiere sa che sono peluche veramente realizzati molto bene, guardate che precisione. Alcuni particolari su questi peluche sono intanto vabbè, le texture che sono ottime, veramente sono disegnate in maniera meravigliosa, e i colori sono molto vividi, ne abbiamo di tantissime tipologie, sono sofficissime, imbottiti, sono ganz cucù, e poi sono soprattutto anallergici, c'è il foglietto magico, e sono tutti cuciti a mano, uno a uno, e controllati appunto a uno. C'ho sto ciuffo vetto oggi che già che i grassini di là, il ciuffo, tanto so già. Poi, allora, vi vado subito a descrivere quali sono le tipologie dei peluche che ci abbiamo. Allora, e quelli che stanno arrivando. Allora, sul nostro sito già trovate la carpina piccolina da 36 cm a specchi, e stanno arrivando, stiamo ordinando, la carpa da 61 cm, sempre a specchi, la carpa da 90 cm, cioè il ciocco che noi abbiamo qui nello studio, da 90 cm sempre a specchi, e stiamo facendo arrivare la regina da 36 cm e da 64 cm, poi prenderemo anche quelle più grandi. Poi abbiamo gli storioni, cioè, da 120 cm, badate che ciocco, bello da nulla, te che dici. Poi abbiamo i black bass che sono 67 cm, abbiamo tinche da 60 cm, luccio da 80 cm, ma poi lo vogliamo prendere anche da 115, mi sembra. Sì, allora abbiamo due tipologie, abbiamo il pike, quello verde, vogliamo prendere, sta per arrivare, anche quello marrone di 80 cm come quello verde, e poi quello da 115, il megaluccio. Poi abbiamo sempre, per quello che riguarda le trote, abbiamo le farie da 36 cm, cioè le fariettine, e poi prenderemo quelle invece più grandi, quelle da 62, stanno per arrivare. Abbiamo già le salmonate da 62 cm di trote, poi vogliamo mettere un nuovo prodotto che sono i temoli da 65 cm, il temolo che comunque sta sparendo in Italia, lo riportiamo come peluche, almeno come quello. E poi basta, poi si porta a vesti. Poi in futuro ragazzi, se vorrete, arriveranno anche altre specie ittiche, sia per quello che riguarda magari gli zander di varie dimensioni, il siluro, l'amur, dipende tanto da come andranno questi qui che stiamo portando in Italia ragazzi. Se li comprate, noi vi si portano, e vi si portano alla grande. E detto questo, non c'è altro da dire su quello che sono i fantastici peluche della Gabi, sono veramente un qualcosa. Quando ho comprato i miei primi peluche anni fa, ho detto io questo prodotto devo portare in Italia, perché sono veramente belli, fatti bene, cioè sono una soddisfazione. Sono, vi parlo chiaro, non sono necessari, non sono indispensabili, ma sono belli, e io me li sono comprati. Oh bimbi, c'è un po' da fa', cioè sono quei giochi, sono giochi per, ecco, proprio i grassini, sono giochi per adulti, grassini, c'è poco da fare. Sono giochi per noi adulti, sono chicche che ogni pescatore vuole avere, non sono necessari per pescare, ma danno soddisfazione. Cioè, averci in camera sul lettone vesto, la moglie che si incazza, ma una vipera, la fidanzata che... beh, troppo bello. Detto questo ragazzi, che vi devo dire? Vi ringrazio anche per aver visto questa review, spero che questo nuovo modo di fare review, molto più friendly rispetto a quell'altro che avevo fatto un po' più tutto impostato, vi possa piacere. Però sapete, siamo i DP, siamo così, lo siamo sempre stati, e cerchiamo, a volte cerchiamo di essere un po' più professionali, ma si finisce per andare fuori da quello che siamo e ritorniamo sempre all'origine, cioè un gruppo di pescatori normali che si appassionano di pesca sportiva e che
fanno le cose così, fatte alla buona ma fatte bene. Detto questo ragazzi, vi ricordo come sempre che se il video vi è piaciuto mi piace, commenti, condivisioni eccetera eccetera. Se volete sapere i prezzi di tutti i peluche presenti nel nostro roster, www.etenaipesca.net, dove troverete tutti anche gli altri prodotti del brand IDP. Detto questo vi ringrazio come sempre della preferenza accordataci e vi ricordo il nostro motto: catch and release. Ciao bimbacci!